Manca qualche minuto, boh, 10 minuti forse per l'inizio di Montalbano e così per raccontarvi. Sì, sono arrivate le cose, sono arrivate le mie amichette dalla Cina. Allora, è stata un'avventura rocambolesca. Chiedo vivamente di ascoltarmi, ma soprattutto per quelle persone che hanno affrontato o affronteranno un trasloco internazionale. Dunque, è andato tutto bene, ma gli intoppi, la differenza fra nord e sud. Dunque, ero stata avvisata con un'email dall'agente francese che il mio container era arrivato. Cioè mi ha informata quale giorno volessi la consegna, ho opzionato il 16 e mi ha rinviato un'email di risposta confermandomi il 16. E fin qui tutto bene. Dopodiché io ho cominciato ad andare in panico perché vivendo nel centro città mi preoccupavo del tipo di camion che era destinato alla consegna, in quanto ci sono dei sensi unici, alcune strade, alcuni percorsi sono stretti, eccetera, eccetera. Per cui ho avuto uno scambio con l'agente francese. Il quale mi ha assicurato che i vari spedizionieri si sarebbero informati, ma c'ho il Mac sopra le ginocchia, si sarebbero informati via i loro sistemi di mappatura che hanno, quindi erano a conoscenza perfettamente del luogo di consegna. Quindi non mi sono preoccupata. Dopo qualche giorno mi vengo contattata dalla base di smistamento a Monza, gentilissimi. Tengo a sottolineare sempre la problematica dell'area circostante la mia casa. Dice: signora, non si preoccupi, sarà un camion che potrà viaggiare, bla bla bla. Non contenta, invio loro anche le mappe Google. Vabbè, ero ossessionata, non dormivo, perché la mia ansia era, arrivava il camion e non poteva girare per casa mia se non ci fossero state determinate precauzioni. Non contenta, mando la mappatura, signora stia tranquilla, cioè, gli ho fatto due cose maronate. Due maroni bestiali a questo qua. Chi fa le spedizioni sa dei percorsi, bla 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 bla. Ok, allora avviso gli operai che qui avrebbero smontato i pallet e portato su gli scatoloni, i mobili e gli scatoloni che per quel giorno dovevano essere pronti. Mio fratello fa il Mister Chef, fa l'organizzazione della strada, quindi il giorno prima, la sera prima, vabbè, vediamo di metterci più comodo, il giorno prima, la sera prima mette dei blocchi sulla via dove abito, proprio davanti casa, e prega le macchine, i proprietari delle macchine che sono vicini di casa, che al mattino, quando avrebbero preso la macchina, dovevano bloccare il luogo dove la loro macchina era parcheggiata e mettere una cassetta, insomma qualcosa che mio fratello aveva lasciato a disposizione lì davanti. Per cui, se io mi affacciavo di sera, mi sono affacciata di sera, c'erano
C'era qualche macchina ancora parcheggiata, ma sapevo che erano dei vicini e altri posti bloccati da cassette o cose varie, eccetera. Questo perché il mezzo, mi avevano detto che era un mezzo di lungo 9 metri, ma per arrivare a casa mia c'è una curva, quindi vabbè, un disastro. Era più mia l'ansia che di tutti gli altri. La mattina tutta la gran parte della mia strada, credo 20 metri della strada dove abito, era libera, ad eccezione che durante la notte fra il 15 e il 16 io ogni tanto mi alzavo e andavo a controllare come fosse il blocco della strada. Dopodiché l'arrivo era previsto alle 9:30 e chiedo agli operai di essere qui alle 9. Ma la mattina, mentre alle 8 mi affaccio, 8:30 mi affaccio, una gentile signorina con una macchina parcheggia proprio in curva all'angolo, per cui non avrebbe consentito al camion che arrivava di poter fare manovre e entrare nella mia strada. Io ero talmente bloccata dalla paura che non so, è riuscita a lanciare, a chiamare questa signorina che dall'abbigliamento, da come era vestita, ero sicura lavorasse in una banca che è proprio, insomma, dietro l'angolo. E non sono riuscita ad emettere nessun urlo, nessun avviso, di dire: signora, no, non mi metta la macchina lì, che arriva il mio container, arriva la mia roba. Impacchettata il 19 agosto, lontano. Insomma, non riesco. Dopodiché alle 9 arriva gli operai, ho detto: sentite ragazzi, andate a prendervi un caffè. Mio fratello era già qui. Anche l'altro mio fratello era già qui, io ero già qui pronta e cominciamo ad aspettare. Cominciamo ad aspettare, si comincia a formare un gruppo di persone che solitamente prendono il caffè in un bar che c'è all'angolo e vedevano questo trambusto, come mai poi si era passata parola che nella strada dove abito, era tutto bloccato, non si poteva parcheggiare. A un certo punto uno degli operai ha il buon dire andare a cercare i vigili per chiedere di chi potesse essere quella macchina di quella gentile signorina che aveva parcheggiato in curva e che evitava la manovra, bloccava la manovra a camion. Ovviamente arrivano i vigili e si rivolgono: ma cosa state facendo qui? È bloccato? Guardi, noi stiamo aspettando il camion. Sì, ma non si può bloccare una strada per così tanto tempo. Ma il camion sta ritardando, fa mio fratello, mi fa scienza. E davanti ai vigili chiama il camion e dice: stiamo facendo una consegna. Invece dovevo aspettare bene, facevo scrivere stiamo facendo una consegna via 20 settembre e arriviamo. Via 20 settembre, come fa ad arrivare da noi? Dio mio, cioè in mezzo a sensi unici e cose varie, il vigile uomo fa, senta a mio fratello Mr. Chef. Ma qui dobbiamo fare un verbale, mi faccio un verbale a mio fratello, giustamente, che devo dire, io ho questa esigenza, non potrei fare diversamente. Il vigile uomo viene acquietato dalla vigilessa donna che mi aveva visto in faccia, leggeva tutta la mia ansia, perché nel contempo si era documentata che aspettavo delle cose dalla Cina, che venivano queste cose da Shanghai, chissà quante delle cose lei porta, però non ci si sente. Nel contempo io ero vestita con una tuta sotto,
e un'altra vestaglia che sembrava la persona, quindi ero per strada in ciabatte con un'altissima vestaglia, una cosa impossibile. Arriva il camion, cioè questa cosa doveva arrivare alle 9:30, arriva il camion alle 11:15, 11:30. Trova la maniera di arrivare perfettamente, cioè la strada dove arrivo, la strada, il suolo pubblico dove si affaccia la mia casa era completamente libero. Ma la sorpresa è stata questa. Ah! No, faccio un passo indietro. Quelli del camion mi avevano chiamato il giorno prima e mi fanno al telefono. Questo è il particolare per cui io ero ansiosa e non avevo dormito la notte. Mi fanno: ah, buongiorno, lei la signora bla 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 bla, come mi chiamo io? Non Allegra 1952, ma come mi chiamo? Sì, ma dov'è la via, cioè la strada dove abito? Come dov'è la strada dove abito? Cioè, mi hanno assicurato da Monza, dal centro di distribuzione, che i camion conoscono perfettamente le strade, le direzioni, i sensi unici, hanno, come si dice, un GPS particolare, eccetera, eccetera. Mi sento questi che mi chiedono dov'è questa strada, che presenta. Io, prima che mi venisse un batticuore assurdo, do il telefono di Mr. Chef e dico: guardi, è meglio che parli con mio fratello. Quindi dalla Francia, che mi dicevano non si preoccupi, a Monza che mi dicevano non si preoccupi, mi arriva lo spedizioniere dell'area Calabra, diciamo, e mi dice dov'è sta strada. Vabbè, quindi voi capite questa cosa. In più io sapevo che il camion, ero stata informata che il camion era provvisto di una sponda idraulica per scendere il pallet, per scaricare il pallet. Ma sapevo che dovevo preoccuparmi io dello scarico dei pallet, perché appunto siccome avevo fatto una protezione pari a 1.800 euro per lo scarico e la messa e portare in casa gli scatoloni, i mobili e tutto quanto. Allora avevo detto questa cosa a Mr. Chef a suo tempo, ma lascia perdere, 1.800 euro sono un sacco di soldi, ci pensiamo con i nostri operai qua. E così infatti abbiamo fatto. Però io sapevo che i nostri operai dovevano scaricare anche dal camion i pallet, invece no, me li hanno scaricati loro con la sponda idraulica che si abbassava e si alzava, con il muletto, e abbiamo messo questo plurale maiestatis assurdo, abbiamo messo, vabbè, questi pallet e scatoloni in un locale a pieno terra antico, casa mia, che è la nostra proprietà. Quindi sistemato lì, gli operai hanno cominciato a smontare e loro se ne sono andati. Come abbiano fatto non lo so, perché io credo che ci sono delle signore che anche con una panda hanno delle problematiche per fare manovra nella strada dove abito, ma insomma è andata. Quindi questo, loro hanno lasciato mezzogiorno e un quarto, e gli operai hanno cominciato a smontare i pallet di legno. Abbiamo, sempre plurale maiestatis, scaricato i mobili e già posizionati. Poi ci sono il camere da letto, il salone, il salottino più piccolo. Quindi prima abbiamo posizionato i mobili, dopodiché abbiamo cominciato con gli scatoloni. Quegli scatoloni non mi ricordo più, perché non, perché alle 4, no, tutti gli scatoloni erano su. Sì,
e tutti gli scatoloni erano su, smontati, cioè non è che erano gli scatoloni, i cartoni erano stati tolti ed erano, cioè i miei effetti erano in altri contenitori, e quindi gli scatoloni sono nel magazzino adesso perché dovrà venire il servizio del comune a ritirarli. E nel pomeriggio alle 4 arriva mio fratello da Roma, fratello più giovane, anche lui che mi porta scatoloni, va delle cose così, dei contenitori di plastica, cioè c'è il regalo di compleanno, c'è un televisore come i comuni mortali, quello, perché avevo quello piccolino piccolino, questo è il regalo di compleanno. E in pratica no, obbligo, perché io ero panicata assolutamente, e obbligo, mio fratello aveva addirittura portato la roba da mangiare già cotta, presa da un gourmet, una marea di roba. E credo che abbiamo cominciato ad aprire gli scatoloni il giorno dopo, quando è arrivata anche la domestica. Hanno fatto tutto loro, perché io non mi ricordo assolutamente nulla. Cioè, la mia cognata, mio fratello ha fatto qualche cosa, pensava a cose più importanti. E la domestica. E io ho dato solo indicazioni di massima, ma ero in panico totale, solo contenta di avere già di avere i maglioni, di avere le cose, le scarpe, che poi non è, ho scoperto di non avere tantissime scarpe invernali. E così poi va bene, mio fratello è rimasto qui 3 giorni, domenica è ripartito, e niente, con la domestica abbiamo finito di dare una logica alle cose, una logica mia, ed è quasi tutto a posto. Devo finire di sistemare il salone di qua, mettere più in ordine, soprattutto i suppellettili, e insomma è stata una bella avventura che è durata dunque il 19 agosto, quando avete visto il video, sì, quello ruggenti vigilia, non mi ricordo come si chiama, quando c'erano gli spedizionieri, il forwarding company di Shanghai che impacchettava le mie cose, e niente, ce l'ho fatta, perché adesso c'è Camilleri che anticipa il coso di Montalbano, e niente, poi un giorno vi farò vedere quant'è, mamma mia, tantissimo, un giorno vi farò vedere po' come ho sistemato la faccenda. Comunque sì, nel contempo sto facendo altre cose anche di importanza, e comunque niente, vi ringrazio, mi scuso di non essere così tanto presente, ma non si vive di solo traslochi, ma anche di medici annessi e connessi, ma tutto prosegue. Shanghai è qui. Shanghai è qui. E Trilla è qui. E io...